Rallegrati Gerusalemme e voi tutti che l'amate, riunitevi. Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza. Saziatevi dell'abbondanza della vostra consolazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Oggi è la Domenica della Gioia, la Domenica che ci ricorda che siamo circa a metà del cammino verso la Pasqua in questa Quaresima così particolare. Abbiamo visto il tema, l'antifona d'ingresso, che ci dà lo spirito con il quale siamo invitati a porci in questa celebrazione. Riunitevi, ecco, in qualche modo noi continuiamo a riunirci, ad essere Chiesa convocata, ad essere assemblea che prega. E ci viene detto, voi che eravate nella tristezza, probabilmente nella tristezza ci siamo ancora. Siamo qui per cercare di saziarci di quell'abbondanza della consolazione che viene dall'incontro con Gesù. Oggi Gesù luce, lo ritroveremo nel Vangelo, diventerà per noi un tipo, un modo di incontro particolare proprio il cieco nato. Ma sarà la parola stessa di Dio che ci guida per predisporre i nostri cuori alla celebrazione, per fare spazio a Dio nella nostra vita. Togliamo l'ostacolo che ci separa nel cammino verso di Lui e chiediamo perdono di tutti i nostri peccati. Signore, Tu sei la luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Abbi pietà di noi. Cristo, Tu solo scruti e conosci le profondità del cuore umano. Abbi pietà di noi. Signore, Tu sei la luce che vince l'oscurità dell'errore e del peccato. Abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, Padre della luce, Tu vedi le profondità del nostro cuore. Non permettere che ci domini il potere delle tenebre, ma apri i nostri occhi con la grazia del Tuo Spirito, perché vediamo colui che hai mandato ad illuminare il mondo e crediamo in Lui solo. Gesù Cristo, Tuo Figlio, Signore nostro, Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse, il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quello che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo responsoriale. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore, comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipare alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente, di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio. È vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Cristo. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ma egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui aveva fatto del fango Gesù e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere?
e c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui dal momento che t'ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse riacquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui da sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età, chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegna a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» E gli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane». Parola del Signore. E così abbiamo anche in questa quarta domenica un Vangelo molto lungo, il Vangelo di Giovanni, il capitolo 9, che ci parla di questo cieco nato. Sappiamo che questo è un cammino che i catecumeni, in preparazione al battesimo nella notte di Pasqua, facevano, quindi si incontravano così con tre tipi diversi di persone. La prima era la samaritana, domenica scorsa, l'abbiamo incontrata insieme. Oggi il cieco nato, domenica prossima sarà la volta della risurrezione di Lazzaro e poi saranno le palme, la settimana santa, il triduo e la Pasqua, da celebrare come sarà possibile celebrarla. Viviamo il presente, non vogliamo rattristarci ulteriormente pensando a quello che non sarà possibile fare. Sarà possibile celebrare la risurrezione di Cristo, questo è sicuro, il come lo staremo a vedere. Ecco, allora in questo cammino noi abbiamo scoperto domenica scorsa Gesù nel simbolo dell'acqua, quell'acqua viva che ha promesso alla Samaritana, che direi è un po' il simbolo della verità. Vediamo oggi che cosa può riferirsi, ecco, l'incontro di Gesù con il cieco nato.
Vedete, questo Vangelo è molto lungo, vi è proposta anche la forma breve, che non fa altro che togliere tutta quella che è la parte centrale che riguarda il cieco nato. Credo sia però, purtroppo, non sia opportuno fare la forma breve, perché Gesù c'è soltanto all'inizio e alla fine di questo Vangelo. E infatti la forma breve prevede il momento in cui c'è Gesù, fa il miracolo e poi l'incontro con il cieco nato. Credo che per noi sia importante, soprattutto in questo periodo, la forma lunga, proprio perché ci permette di fare questo cammino insieme al cieco nato, di prepararsi alla Pasqua proprio insieme a questo personaggio. Ed è importante per noi vedere come questo personaggio non conosce Gesù. Più di una volta dice, non lo so, non lo conosco. E anche quando Gesù gli dice, conosci il figlio dell'uomo, credi nel figlio dell'uomo, dice, e chi è? Non lo sa. È stato nel buio fino ad ora, ma qualche volta anche noi, quante volte siamo nel buio spirituale, non sappiamo riconoscere Dio, Gesù, nei segni che ci vengono così offerti dalla nostra storia, dalla nostra vita. Ecco, lui stesso non conosce Gesù, ma vediamo che alla fine è un discepolo. E lo affermano gli stessi farisei quando dicono, noi non siamo discepoli di quest'uomo, siamo discepoli, non vogliamo diventare come lui invece li aveva provocati in maniera così quasi simpatica, proprio li sta provocando, volete diventare discepoli anche voi? No, discepolo sei tu, suo discepolo sei tu, dicono letteralmente. Ecco, quindi già si capisce che è il tipo del discepolo che vuole diventare discepolo di Gesù, quindi cristiano, quindi ricevere il battesimo, perché questa è una liturgia che poi prepara al battesimo. La seconda lettura, anche in modo particolare, ci aveva già dato una preghiera che ci fa intuire che siamo in un contesto di preparazione al battesimo. Eravate tenebra prima, ora siete luce, comportatevi da figli della luce. Citando un brano, mettendo insieme un paio di brani del profeta Isaia, San Paolo agli Efesini dice, svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Forse essa stessa è una preghiera della liturgia battesimale. Comunque torna che dobbiamo diventare discepoli di Gesù e lo vediamo nelle quattro affermazioni che fa il cieco nato, proprio nel racconto. Lo riconosce Gesù prima uomo, l'uomo chiamato Gesù. L'umanità di Gesù, il discepolo deve fare i conti con l'incarnazione, con l'umanità di Gesù, il Salvatore, fatto uomo, l'uomo chiamato Gesù. Poi lo riconosce profeta, sì, anche più di un profeta ovviamente, l'uomo che vive, che parla, perché è completamente indirizzato verso Dio. Profetizza non vuol dire che legge il futuro, ma va verso il futuro, non secondo i propri schemi, le proprie idee, ma fidandosi di quello che è il cammino che Dio gli predispone. Poi dice sostanzialmente che è un servo obbediente, fa un riferimento proprio bello a un certo punto il cieco nato, quando dice che appunto no, di solito se uno onora Dio e fa la sua volontà, Dio lo ascolta. E Gesù è il prototipo del servo obbediente, sempre ricordandoci che sotto sotto c'è sempre un riferimento al servo sofferente di cui parla il profeta Isaia. Fino ad arrivare alla scoperta di Gesù, figlio dell'uomo, vero Dio. E questo poi sarà quello che porterà poi all'atto di fede finale. Perché è interessante vedere, e questo è importante appunto la forma lunga, perché si vede Gesù fa il miracolo e poi mandando a lavarsi il cieco nella piscina di Siloe lo perde di vista, sparisce. E c'è quindi è come lasciato solo il cieco nel suo cammino, nella sua ricerca interiore, nelle sue difficoltà che incontra a partire dai capi della religione dell'epoca, i suoi genitori, che mi ha sempre colpito, non rimangono neanche così flashati, colpiti. Un figlio cieco nato che ci vede, ma non lo so, io non sono un genitore, ma mi verrebbe da dire la prima cosa che mi interessa è che mio figlio ci veda, poi dopo il resto si starà a vedere, ma lì invece giustamente loro hanno paura di essere cacciati dalla sinagoga, perché era già stato detto chi riconoscerà quest'uomo il Cristo come Cristo sarà così scomunicato. Allora questo Gesù che aveva perso di vista il cieco, dopo tutto quello che succede apparentemente il cieco è lasciato solo,
Alla fine, dice il testo, mi sembra nella nuova traduzione, bellissimo, Gesù lo trovò, lo stava cercando. Non lo incontrò per caso, lo trovò, perché lo stava cercando. Quando lo trovò, gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo. Ecco, a quel punto, ecco l'atto di fede, no? Il culmine. La via è trovata, la luce illumina la via. Ormai il cieco nato si è incontrato con la luce. Lui l'ha anche sperimentato. Purtroppo tanti nostri fratelli non vedenti non possono beneficiare di questo miracolo. E gli sono vicino con la preghiera, con non so neanche io con che cosa, perché la situazione è veramente, e li ammiro per come riescono ad andare avanti in questa situazione così, così difficile. Allora ecco, questo cieco nato si prostra davanti a Gesù. Ormai è arrivato al capolinea. Ha trovato il suo maestro, si è fatto discepolo, è stato riconosciuto anche dai farisei, e quindi il secondo step, usando questa terminologia moderna, è raggiunto. Prima il discepolo trova Gesù, acqua viva, verità. Oggi il discepolo che cammina verso il battesimo e noi che rinnoviamo in qualche modo il nostro battesimo tutte le volte che celebriamo la Pasqua, in modo particolare nella veglia pasquale, ci incontriamo con Gesù via, colui che illumina la strada e che nella conoscenza di Lui, ecco i quattro passaggi che fa il cieco nato, possiamo anche noi, avvicinandosi a Gesù, fare questa professione di fede che non è soltanto un credere razionale, ma è un fidarsi e affidarsi a Lui, anche in questa situazione. E noi affideremo poi nella preghiera dei fedeli anche coloro che in questa situazione non ce l'hanno fatta, purtroppo. E coloro che in questa situazione invece stanno sudando sette camicie per riuscire a sostenere chi è nel bisogno. L'altra volta ho alzato la brocca per dire noi riempiamo d'acqua viva, segno della presenza di Gesù nella liturgia eucaristica, l'ho alzata la brocca, non l'ho riempita d'acqua, non sarebbe stato neanche facile fare questo gesto. Oggi abbiamo scoperto Gesù luce, quindi Gesù via, mi permetto di accendere questa candela, era spenta finora. Nell'incontro con il cieco nato, simbolo dell'incontro nostro con Gesù, vogliamo vedere questa luce ritrovata che illumina la nostra vita. Attenzione, a volte la luce illumina, e quando illumina non illumina necessariamente cose belle. La luce quando si accende illumina il che c'è, non è né buona né cattiva, fa semplicemente vedere. Poi dopo si può decidere di trasformare il male in bene e il bene in qualcosa di ancora più grande. Speriamo di non trasformare mai il bene in male. Ecco allora la simbologia. Accendo questa candela, non ho messo i fiori per un motivo che cercherò di così vivere con voi domenica prossima, se si potrebbe oggi, essendo la domenica della gioia. Questa candela è il segno del nostro incontro con Gesù luce, Gesù via che ci guida in questo cammino e, perché no, anche in questo momento così difficile. Sia lodato Gesù Cristo. Facciamo la nostra professione di fede con il simbolo apostolico. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ora con tutti voi, fratelli e sorelle, anche noi come il cieco nato abbiamo bisogno di essere sanati da Gesù, luce del mondo. Preghiamo che tocchi i nostri occhi, così annebbiati in questo momento, e li apra alla sua verità. Preghiamo insieme, donaci Signore la luce della fede. Per la Chiesa, come il cieco nato possa crescere sempre più nell'esperienza del Signore Gesù, uomo, profeta, servo obbediente e figlio dell'uomo, per farsi veramente discepola della sua parola. Preghiamo. Per i ricercatori scientifici, affinché, illuminati dal tuo spirito, possano avere l'intuizione per scoprire l'antidoto al virus che sta portando tanta sofferenza e tanto disorientamento alla nostra civiltà. Preghiamo. Per il personale sanitario così messo a dura prova in questo tempo e per tutti coloro che soffrono a causa del contagio, affinché possano sperimentare la forza della luce della parola di Gesù nel suo Vangelo. Preghiamo. Per le nostre comunità, affinché questo momento di sbandamento e di prova non indebolisca il nostro legame con Dio, ma anzi lo rafforzi sempre più, come in ogni momento di prova. Preghiamo. Per chi è morto a causa del virus, anche il nostro arcivescovo si recherà davanti a alcuni cimiteri fiorentini venerdì prossimo come segno di preghiera e di suffragio per chi non ce l'ha fatta. Per chi è morto a causa del contagio, affinché quel terribile momento di solitudine apra le loro anime alla luce eterna nella comunione dei santi e nella comunione nell'incontro dei propri cari. In particolare vogliamo ricordare anche i nostri defunti, Mario e Gigliola, Michele, Tunisina e Otello. Vorrei ricordare anche un giovane che avrei dovuto sposare io, che invece è morto pochi mesi prima del matrimonio, 7 anni fa. Oggi facciamo il 7° anniversario della sua morte, Filippo. Ecco, per tutte queste persone, ripeto, all'inizio anche per coloro che sono morti, mi lascia un grande amaro dentro, ma non sappiamo come fare, sono rimasti soli nel momento culminante della morte, tante persone colpite da questo virus. Ecco, per tutte queste situazioni di dolore, Signore, noi ti preghiamo. Signore, benedici la tua Chiesa, rafforzala nelle prove della vita, perché tua discepola, come il cieco nato guarito, trovi sempre la luce della tua parola e la forza della tua presenza in ogni circostanza della vita. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Lavami, Signore, da ogni colpa e purifica. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio
gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti offriamo con gioia, Signore, questi doni per il sacrificio. Aiutaci a celebrarlo con fede sincera e ad offrirlo degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre per condurlo alla grande luce della fede. Con il sacramento della rinascita ha liberato gli schiavi dall'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero il cielo e la terra intonano un canto nuovo e noi, uniti agli angeli, proclamiamo con voce incessante la tua lode. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati, Signore, di Mario e Gigliola, di Michele, di Tunisina e Otello, del giovane Filippo, dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, i patroni della nostra unità pastorale, l'Arcangelo San Michele, San Pietro, San Giacomo, San Lorenzo, Santa Lucia, San Silvestro e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nessun segno di pace, ma ovviamente ci auguriamo tanta pace, ma non la pace semplice della relazione, quella pace, quella shalom ebraica, che è davvero il dono di Dio, che solo può aiutarci a sostenerci in questo momento, a trovare soluzioni e soprattutto, spero prima possibile, a ricominciare un cammino con un passo diverso, che questo momento davvero ci insegni qualcosa di molto importante sul nostro stile di vita. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Corpo di Cristo.
Ecco, visto che non potete fare la comunione, ovviamente per ovvi motivi, perché non ci sarà il teletrasporto, questo diventa impossibile nonostante la tecnologia moderna, ho preparato così per tutti voi una preghiera da recitare insieme, la tradizionale preghiera per la comunione spirituale. Vogliamo recitarla insieme. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore, come già avvenuto. Io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Preghiamo. O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Ecco, colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare Filippo di Expo Meeting. Ieri sera ce la siamo vista un po' brutta perché non c'era banda per la trasmissione dei dati. Ovviamente molte persone si stanno collegando, quindi abbiamo cercato di diminuire la definizione e spero che in ogni caso abbiate avuto un buon prodotto a casa, abbiate potuto partecipare, soprattutto abbiate sentito non tanto le mie parole, ma direi tutta quella che è la parola di Dio che ci è donata e anche le parole che la Chiesa ci fa dire durante la preghiera. Come avvisi, ricordo che mercoledì prossimo è la solennità dell'Annunciazione, la Santissima Annunziata. Il Cardinal Civescovo andrà a celebrare al santuario, alla Basilica, alle ore 19. È prevista anche lì una diretta streaming non curata da noi, ma si può seguire, mi è stato detto, attraverso il sito della Diocesi di Firenze o Toscana Oggi. Il giovedì alle 18 l'arcivescovo tiene una meditazione, meditazione quaresimale, quindi anche quella è possibile seguirla in streaming o su Toscana Oggi o sul sito della diocesi. Poi venerdì, come vi ho detto, andrà al cimitero di Trespiano e di Soffiano, mi sembra, per un momento di preghiera per i defunti. Non so se viene fatto qualcosa per la Santissima Annunziata, per il Rosario. Vediamo se riuscissi a organizzare qualche evento di preghiera, eventualmente la sera dopo cena alle 21, eventualmente vi mando il collegamento, il link, oppure potete trovarlo sul sito Barcamonci Facebook, anche chi non è iscritto a Facebook può trovare il link andando su Barcamonci. Per chi non lo sa, Barcamonci è la sigla della nostra unità pastorale, Barberino, Cavallina, Montecarelli, Cirignano, Barcamonci. È diventato l'acronimo che ci contraddistingue. Niente, abbiamo pregato insieme, ci aspetta un'altra settimana difficile. Ieri abbiamo sentito il governo ha deciso di stringere ulteriormente per evitare i contatti fra le persone. Viviamo questo momento con grande difficoltà, con grande spirito di rassegnazione e di obbedienza e con grande spirito di preghiera e di meditazione. Abbiamo tempo per pregare, per meditare, non buttiamolo via. Chi vive in casa la famiglia ne approfitti per rinsaldare i legami familiari, i legami coniugali, i legami con i figli, stare un po' con loro. Capisco che a volte può essere un problema averceli tra piedi tutti i giorni, io non voglio entrare in merito a queste cose. Quando è possibile usiamo la mascherina, anche per le confessioni la Chiesa ci ha detto di utilizzare la mascherina, se ci fossero delle confessioni di cui c'è particolarmente bisogno, altrimenti è meglio rimandare tutto a dopo. Avete sentito anche il Santo Padre ha dato un indulto speciale per quelli che sono i malati, i dottori, i medici impegnati in prima linea. In ogni caso, permettetemi uno scherzo, la Domenica della Gioia bisogna anche sorridere un po'. Mi è stata donata una mascherina viola.
Così quando esco posso difendermi da due virus, il coronavirus, terribile, e il virus bianco-nero. Ormai tutti scherziamo su questa cosa, ne approfitto per sorridere. È la domenica della gioia, è la domenica anche per sorridere sullo stesso argomento che ci accompagna e penso ci accompagnerà sempre. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi come al figlio il prodigo la gioia del ritorno nella sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore è la vostra forza. Andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per noi. E buona domenica a tutti.